Nel fine settimana, tra Palazzo Moncada, la Biblioteca Scarabelli e la Chiesa di San Domenico, si terrà l'evento alla Corte dei Moncada, rievocazione storica. Sarà una 2 giorni per ricordare la famiglia nobile dei Moncada di origine catalana che hanno lasciato un segno nella città di Caltanissetta, tra tornei storici di tiro con l'arco, laboratori di ricerca storica, musica e balli rinascimentali. Il 25 giugno, è un giorno particolare per la nostra città perché ricordiamo il giorno in cui, tanti secoli fa, Caltanissetta venne infeudata e Moncada. Proprio il 25 giugno del 1407, i Moncada, che erano una nobile famiglia spagnola, ma ormai sicilianizzata da diversi secoli, ebbero la contea ricca e molto fertile di Caltanissetta come loro feudo. Da quel giorno, per 400 anni, i Moncada rimasero qui. E il 25 giugno di quest'anno si celebrerà questo anniversario con una serie di eventi. Si apre una mostra moncadiana all'interno di Palazzo Moncada, che il sabato pomeriggio e poi rimarrà aperta per tutta la domenica. La domenica mattina gli arcieri storici faranno un torneo con le loro armi medievali e rinascimentali e alle 11 a San Domenico si celebrerà la messa in onore dei Moncada sepolti proprio lì in quella chiesa e poi si aprirà la cripta dove i Moncada erano seppelliti. Anche nel pomeriggio la cripta sarà visitabile e sarà preceduta questa visita da una narrazione della vita dei Moncada attraverso una serie di immagini che ci faranno rivivere proprio la presenza di questi personaggi storici. Nella serata, alle 19:30, presso l'atrio dell'ex convento dei Gesuiti, ora Biblioteca Scarabelli, ci sarà una festa rinascimentale con gli abiti d'epoca, danze, musica e tutto ciò che era una festa dell'epoca, una ricostruzione dell'epoca.